E invece noi riportiamo l'attenzione proprio su questo tema, quindi la bellezza nell'insegnamento. Allora, prendiamo questi appunti e vediamo che vi parlo della composizione. Perché la composizione? Perché la composizione ha a che fare con la bellezza, tutto ciò che ha un aspetto che si richiama chiaramente a un tema compositivo nella natura, nella vita, nella grafica, nel cinema, ovunque, ha immediatamente a che fare con l'argomento bellezza, nel bene e nel male, perché se la composizione non funziona, noi non siamo di fronte a qualcosa di bello, ovviamente. Ma che cos'è una composizione? Una composizione la possiamo definire fondamentalmente come l'interazione tra oggetti. Un oggetto non è una composizione, è un oggetto, punto, è un oggetto che viene rappresentato. Ma nel momento in cui ci sono diversi oggetti, ecco che abbiamo una composizione, perché c'è una relazione tra questi oggetti e la loro interazione, cioè il modo con cui la composizione viene presentata, determina l'apprezzamento qualitativo estetico. Estetico perché proprio noi oggi ci concentriamo su questo, sull'estetica e non sui contenuti. Vedete che se io prendo due cerchi e li unisco con due frecce, abbiamo una relazione evidente. Però se io togliessi questa doppia freccia, non avremmo più una relazione evidente. Ma dal momento in cui questi due cerchi sono collocati sulla stessa pagina, abbiamo comunque una relazione. Dunque, che cosa significa questo? Beh, significa che una relazione esiste indipendentemente dalla nostra volontà. E questo è importante, perché dobbiamo sapere che tutto quello che noi facciamo a livello compositivo viene percepito come una composizione, anche se noi in quel momento stiamo pensando a tutt'altro. Per esempio, stiamo pensando ai contenuti, stiamo pensando a Mariolino che deve svolgere un compito, a Giovanna che deve recuperare qualcosa e non ci curiamo della composizione. Beh, sappiate che è sbagliato. Qualsiasi cosa voi facciate ha che implica due oggetti, più di un oggetto, ha a che fare con la composizione. E che voi lo vogliate o meno, chiunque abbia a che fare con quello che voi state rappresentando percepisce una composizione. E di nuovo, che voi lo vogliate o meno, chiunque percepisce una composizione esprime un giudizio estetico. E il giudizio estetico è il primo giudizio che viene espresso. E quindi voi siete giudicati prima di tutto per la vostra bellezza. Non fisica, ovviamente, ma per la bellezza di quello che fate. È evidente questo. Ma questa è la bellezza estetica. Ma c'è una bellezza che ha a che fare con un altro tipo di composizione, che è la composizione cognitiva. Eh già, perché se io rappresento all'interno di uno spazio, che può essere lo spazio di una videoconferenza, quindi non uno spazio fisico, oppure all'interno di una pagina, o all'interno di un film, di uno scritto, di una slide, di una mappa, di qualsiasi cosa, rappresento degli oggetti e questi oggetti hanno a che fare con dei concetti, hanno a che fare con dei simbolismi, quindi hanno a che fare con lo sviluppo cognitivo, noi abbiamo una composizione cognitiva, cioè abbiamo o la percezione di una composizione che ha a che fare con degli oggetti astratti e non più concreti come i due cerchi. Cioè, voglio dire, se voi mettete insieme il principio A e il principio B che volete spiegare ai vostri studenti, bene, abbiamo una composizione cognitiva che è relativa a due concetti. Così come due cerchi possono stare bene o male su una pagina, allo stesso modo anche due concetti possono stare bene o male insieme. Ma questo da che cosa è determinato? Beh, non è determinato da un valore assoluto, non c'è un manuale che ti spiega quali sono i concetti che stanno bene insieme. Per esempio, i grafici sono molto più avvantaggiati di noi, perché i grafici hanno a disposizione la teoria del colore. Noi non abbiamo a disposizione una teoria, come
come potremmo chiamarla, concettuale del colore, o una teoria della colorazione dei concetti o qualcosa del genere. Loro sì, e loro sanno che determinati colori stanno bene insieme, altri no, ci sono dei colori complementari, altri invece sono primari e così via. Quindi loro possono avvalersi di palette di colori. Noi non abbiamo delle palette di concetti. E quindi il fatto che dei concetti stiano bene insieme è determinato da che cosa? Da dei fattori contingenti e non assoluti. E non assoluti. E questi fattori contingenti derivano dalla relazione tra voi e i vostri studenti. E dunque, ecco che la composizione, quindi la bellezza di quello che fate, dipende ancora una volta dall'attenzione che voi avete nei confronti dei vostri studenti e della costruzione di questa relazione. Facciamo un esempio. Vedete, io qui ho scritto 1. Se voi avete il PDF con i 10 punti sulla bellezza, dovreste quindi vedere che cosa dice il punto 1. Chi ce l'ha? Va bene, magari lo trovate, poi me lo dite. Quindi qui, quando trovate questo pallino con il numerino, vuol dire che ciò di cui stiamo parlando si riferisce a quel principio. E non parliamo di questi principi in ordine, infatti sotto si passa al 7, così vi portate avanti, potete Scrivi e vedere che disegna. Scrivi il primo dice scrivi e e disegna, va disegna. bene. Scrivi e Vediamo. disegna, non usare grafica. Scrivi e disegna, non usare grafica. Allora io qui ho trovato una slide che è creata, vedete, da un gruppo editoriale, quindi con i suoi esperti, perché un gruppo editoriale. Voi lo sapete, magari avete lavorato, anche avete prodotto dei libri di testo, un gruppo editoriale ha i suoi grafici a disposizione, disegnatori e così via. Presenta questa slide che dice: La Terra è il pianeta dell'acqua e della vita. E poi dice: La Terra si trova nel sistema solare, è un corpo prevalentemente solido caratterizzato dalla presenza di litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera. Perché non è bella questa rappresentazione? Perché manca quella bellezza cognitiva, ops, quella bellezza che ha a che fare con la composizione cognitiva. Perché? Perché se voi vedete, anzi, lo chiedo a voi, c'è qualcuno che ha un'idea? Così rapidamente, senza perdere troppo tempo, però per capire anche qual è il vostro punto di vista, così al volo. Non vi preoccupate per le brutte figure, perché poi le registrazioni di questi webinar hanno solo un paio di milioni di spettatori, niente di straordinario. Ma io lo trovo freddissimo, non Freddo. comunica granché, è un'informazione. È un'informazione fredda, è vero. Perché c'è questa freddezza? C'è questa freddezza perché è sbagliato proprio il rapporto, la composizione cognitiva è sbagliata. Osserviamo. Questa Anche immagine, sì. il titolo e l'immagine che c'è non esprime. Cioè, il titolo è bello, La Terra è il pianeta dell'acqua e della vita, e poi ti si ghiaccia con quell'immagine lì che non Esatto, esprime bello, molto ovviamente. bello, è giusto, è assolutamente giusto quello che hai detto, perché è proprio questa la questione di fondo, perché qui abbiamo una bella immagine presa in sé. Voi immaginate di assistere a una videoproiezione a tutta parete con questa immagine, una bella musica sotto, è fantastica. Perché è fantastica? Perché è un punto di vista che noi non abbiamo. Cioè, a meno che qualcuno di voi non sia stato su un'astronave, non è un punto di vista questo tradizionale. Dunque, tutto ciò che non riguarda un punto di vista tradizionale ed ha a che fare con la natura è sicuramente bello, interessante e stimolante. È forse per questo motivo che è stata scelta questa immagine. Peccato però che, come avete rilevato, si parla dell'acqua e della vita, e qui non c'è né acqua né vita. Peccato che qui si parla di sistema solare, ma non vediamo niente del sistema solare. Vediamo un ammasso che è probabile che sia, boh, sarà la Luna, sarà un'immagine della Terra vista dalla Luna, o non lo so. E poi si dice, parla di litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera, cioè osservate, abbiamo un concetto che è l'acqua e la vita. 1, 2, 3, sistema solare, 4, 5, 6, 7 concetti, più un corpo prevalentemente solido. Abbiamo 8 concetti all'interno di una slide che, udite udite, non ne rappresenta neanche uno. Capite?
Allora, da che cosa? Ma è un errore, non c'è mica da, diciamo, da demonizzare nessuno, no? È un errore molto comune questo. Perché? Perché noi siamo vittime della bellezza. Ma curioso, come siamo vittime della bellezza e non applichiamo la bellezza? E certo, per esempio, siamo vittime di questa immagine. Abbiamo trovato questa immagine, l'abbiamo giudicata bella e attorno a questa immagine abbiamo costruito che cosa? Niente, perché in realtà noi avevamo in mente di dispensare una serie di concetti e li abbiamo appiccicati all'immagine, cioè non abbiamo costruito qualcosa intorno a questa immagine. Ecco perché la prima regola dice: ma scusate, prendete carta e penna, disegnate un sistema solarino, no? Fate una cosa semplice, non so che cosa ho in mano qua, guardate, 1, 2, 3, 4, no? Fate un disegnino. Dov'è? Eccolo qua, così. Fate un piccolo disegnino, mettete due frecce, no? Guardate, già solo così, naturalmente abbiamo eliminato l'inconveniente che voi stessi avete denunciato, che è quello della freddezza di questa immagine. Perché? Ma come mai un disegnino fatto male, fatto da chi non sa disegnare, per esempio da sottoscritto, perché un disegnino è meglio di questa slide? Perché intanto il disegno vi costringe a pensare a quello che dovete mettere, scrivere e rappresentare sulla pagina. Mentre l'immagine e il testo sono delle scelte, se volete, il disegnino no, è una rappresentazione vostra. Poi una rappresentazione che vi mette in gioco. C'è una persona dietro un disegno. Qui chi c'è? Ma non lo so. Ma dietro un disegno c'è sicuramente una persona. Quindi il disegno rappresenta umanità. Non sapete disegnare l'omino proprio perfetto, l'astronauta, che ne so, il grafico con l'idrosfera, no? Una rappresentazione così in modo perfetto, non importa, purché sia un minimo comprensibile, ovviamente, un minimo comprensibile, è largamente meglio questa scelta piuttosto di una fredda slide. Quindi abbiamo, in questo caso, abbiamo una assenza di oggetti. Perché? Perché appunto il sistema solare ed eventualmente la rappresentazione dell'atmosfera, no? Con tre colori, non so, il blu, l'azzurro, il bianco e poi una breve scritta atmosfera, biosfera, idrosfera, magari anche in due slide anziché una sola, avrebbe determinato un interesse maggiore. Un interesse che cosa significa? Significa che noi rimaniamo colpiti dalla rappresentazione estetica quando questa non è neutra, non è grigia. Quindi noi rimaniamo colpiti dal brutto e rimaniamo colpiti dal bello. E se diciamo, quello che noi stiamo facendo ha a che fare con una composizione cognitiva riuscita, indipendentemente dalla qualità del nostro disegno, la rappresentazione è bella e quindi colpisce. E quindi aiutiamo i nostri studenti a apprendere, ovviamente. Qui invece siamo al 7, punto 7. Che dice il punto 7? Togli e non aggiungere. Togli e non aggiungere. Allora, date un'occhiata a questa slide, senza sapere esattamente di che cosa stiamo parlando, non importa. Però c'è tanta roba. Già occhio così, c'è tanta roba. C'è tanta roba e quindi ci viene il sospetto che forse bisognerebbe togliere qualcosa. Vediamo se è vero. Perché qui dice: ora riprendiamo i numeri naturali, ora riprendiamo a contare in senso inverso. 1, 2, 3, 4, poi vedete ci sono dei puntini, poi arriva a 1005. Sotto c'è la spiegazione che dice: aggiungendo 1 ad un numero naturale, anche grandissimo, otteniamo sempre il suo successivo. I numeri naturali partono da 0 e sono infiniti. Il fatto di avere troppa roba ha indotto in alcuni errori. Perché? Perché siccome c'è tanta roba qui dentro, bisogna delimitarla.
ed è stata delimitata in modo sbagliato perché questo numero 1005 non è infinito. Se noi avessimo tolto da qui 1, 2, 3 e avessimo lasciato solo l'ultima freccia con i tre puntini, avremmo dato l'idea di infinito. Avremmo tolto degli elementi non essenziali e questa parte sarebbe stata più chiara. Invece, nella foga di riuscire a far capire che cosa vuol dire andare avanti all'infinito, guardate che errore, razza di errore, è stato fatto, cioè è stato dato un termine all'infinito. È forte questa cosa. Ma vedete, non è, cioè non lo dico perché ci sono delle regole. Chissà quali da seguire, eccetera. Lo dico ridendo, con ironia, perché? Perché dietro qui c'è veramente l'interesse da parte, questa è un'altra casa editrice, no? C'è veramente l'interesse da parte dell'editore o degli insegnanti che hanno collaborato di riuscire a far capire meglio le cose. No, non c'è nessuna volontà di complicarle. Ma il non conoscere quali sono le regole fondamentali della bellezza nella composizione, e nell'attenzione al processo cognitivo, proprio di apprendimento, beh, porta a fare degli errori in perfetta buona fede, cioè credendo di aver realizzato un grande risultato. Invece noi dobbiamo ragionare con semplicità. Le cose più semplici, il modo di porle nel modo più semplice possibile, quello è un grande risultato. Si toglie. Se qualcuno di voi ha seguito qualche, non so, corso di scrittura, scrive, sa benissimo che la grande regola della letteratura americana è togliere, lasciare che ci sia l'altro che interviene con il suo immaginario nella scrittura, cioè nella lettura, e quindi dia il suo contributo. Poi che cosa fa qui? Guardate, questo poi è veramente la ciliegina, perché dice: sottraendo 1 ad ogni numero naturale tranne lo 0, otteniamo sempre il suo precedente. Nessun numero naturale viene prima di 0. Però questo non è rappresentato qua. È rappresentato solo a senso unico. Perché non c'è? Perché secondo me, arrivato a questo punto, si è reso conto di aver fatto troppo. Ma siccome questi due concetti sono collegati, allora e lo spazio è limitato, non ha ripreso lo stesso grafico in senso contrario. Ma l'ha lasciato a una pura concezione astratta. Poi vedete, ci stupiamo del fatto che i nostri ragazzi hanno difficoltà a comprendere la matematica. Ovvio, perché se queste sono le procedure di insegnamento, nelle quali la rappresentazione grafica è sbagliata, si uniscono, dei concetti, si rappresentano dei concetti in modo sbagliato e si uniscono tra loro concetti differenti, senza che il primo livello di astrazione sia raggiunto e senza verificare che questo primo livello di astrazione sia raggiunto, cioè il moto in senso orario del procedimento di numerazione, è chiaro che noi complichiamo molto l'apprendimento, anche se tutto questo è nato, guardate, per invece uno scopo opposto. Assenza di interazione. Perché ho scritto assenza di interazione? È certo, perché non c'è interazione tra questi meccanismi, cioè non c'è una vera composizione fondata su un'interazione. Sono buttati lì senza una chiara interazione. Va bene, vediamo che cosa ho preparato nella pagina successiva. Ah, nella pagina successiva abbiamo un quiz che vi propongo tramite un sondaggio di Zoom. E parliamo di letteratura, parliamo di cinema e parliamo di comics, cioè di fumetti. Cinema, letteratura, cinema e comics. Adesso vi lancio il sondaggio. Che cosa vi chiedo? Vi chiedo, a tuo parere, qual è il linguaggio di più semplice comprensione fra questi tre? Vi ha rilevato, penso che lo possiate vedere a schermo. Quindi direi che hanno risposto il 78% dei presenti, 85%. Vediamo se alziamo la media. 85% dei votanti, cioè dei presenti. Chiudo il sondaggio e vediamo i risultati. Condividiamo i risultati. Eccoli qua i risultati. È interessante perché ci sono delle cose giuste e delle cose sbagliate.
Le cose giuste sono perché ci ragionate, quindi sicuramente avete un certo tipo di comprensione. Invece quello che è sbagliato è perché noi siamo influenzati da un certo modo di pensare che appunto non è corretto. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Scomponiamo questi tre linguaggi attraverso, cioè con il metodo della continuità della rappresentazione e vediamo che cosa succede. Partiamo dalla letteratura. La letteratura ha una certa continuità, vedete, che è interrotta da degli spazi, perché cosa succede? Che io leggo, quindi comprendo, ma abbiamo a che fare con dei significanti puri, cioè con delle parole che rimandano a dei significati. E quindi vuol dire che il mio immaginario in certi momenti entra in gioco, ci sono dei buchi, questo è l'asse sintagmatico, abbiamo dei buchi qua all'interno, perché? Perché a un certo punto io sono indotto a immaginare. Quindi leggo, comprendo, no? Stiamo parlando ovviamente di letteratura adatta alle persone a cui ci riferiamo, quindi Guerra e Pace a una persona di un certo tipo e Piccolo Principe a un'altra età, un'altra tipologia, no? Quindi, posto il principio che sia la letteratura che il cinema che i comics sono adatti al target di riferimento, quello che capita è che durante la lettura il nostro immaginario fa irruzione all'interno del linguaggio che è composto da parole che hanno un valore totalmente simbolico, sono dei significanti puri, però riusciamo a seguire con una certa continuità. La continuità massima invece, come avete rilevato voi, è data dalla rappresentazione filmica, dal cinema. Perché? Perché non abbiamo solo dei significanti, cioè le parole che vengono pronunciate all'interno del film, ma abbiamo anche la rappresentazione di queste parole all'interno del loro ambiente, con i personaggi. Quindi il nostro immaginario fa una fatica minore a decodificare. Perché? Perché la decodifica è un'operazione che viene fatta a monte, cioè viene fatta prima della comunicazione stessa e viene fatta dallo sceneggiatore, dal regista, dal produttore, eccetera, eccetera. Cioè è un'opera già belle che confezionate, nella quale ci si dice: guarda, le cose stanno così, cioè il bar in cui Jack entra è questo, no? Non puoi pensare che sia un altro bar. Se lo leggi, ovviamente, tu sei colpito dal fatto che Jack entra nel bar, però per quanto il bar possa essere descritto, non è assolutamente comprensibile nello stesso modo tra persone diverse che svolgono la stessa lettura. Vediamo invece i comics. I comics, erroneamente a quello che si pensa, rappresentano il livello più difficile di decodificazione dal punto di vista del linguaggio. Perché? Non solo perché le ellissi, cioè le interruzioni, sono notevoli, ma sono anche complicate dal fatto che il comics, il fumetto, implica un utilizzo di diversi linguaggi e sistemi di comunicazione all'interno di una pagina, perché ci sono le parole, c'è una successione tipo quella filmica, ma che viene interrotta perché da una vignetta all'altra di continuità. Dobbiamo interpretare i disegni, ci devono piacere tra l'altro, quindi c'è un forte gusto estetico che entra nel fumetto, mentre invece nel cinema noi possiamo avere a che fare anche con immagini non perfettamente riuscite, ma per esempio possono essere sostenute, la visione può essere sostenuta da una colonna sonora, può essere sostenuta dalla qualità degli attori, eccetera. Nel fumetto no. E guardate che, contrariamente a quello che si crede, il fumetto è un linguaggio complicato ed è il linguaggio più complicato tra tutti. Tra l'altro, voglio smantellare, ma non poi dedicheremo magari un webinar a questo, anzi io volevo fare proprio un piccolo corso di 3-4 seminari sull'utilizzo del linguaggio di comics nell'insegnamento e la produzione anche di comics. Ma vi dico solo questo, vi dico che il fumetto è consumato non da giovani buzzurri illetterati, ma è consumato da persone sopra i 30 anni che hanno come minimo
un diploma di scuola secondaria superiore, normalmente sono dei laureati, molti sono medici, notai, avvocati, dentisti, persone di grande cultura e che hanno proprio il tempo, la voglia, la capacità e la pazienza di decodificare questo linguaggio. Il numero 6, cos'era la sesta regola? Segui strade diverse da quelle tradizionali. Ah, ecco, segui strade diverse. Ecco, esatto. Infatti, se pensiamo appunto che il comics abbia sia la. Ah, per spiegarlo bene ai ragazzi, guardate, ho trovato questo comics. Tra l'altro, io ho fatto recentemente, ho voluto rifare questo esperimento con i miei studenti. E c'è un comics molto interessante che sono le avventure di Bugs Bunny, che è un aviatore che opera dopo la seconda guerra mondiale, in piena guerra fredda. Ed è interessantissimo perché ci sono dei riferimenti molto precisi anche sul piano teorico, quindi non solo dei fatti e degli avvenimenti, a tutto il periodo della guerra fredda. Io ho estrapolato 2 o 3 pagine e gli ho fatto fare dei brevi esercizi, così come strumenti di apprendimento, e poi li ho intervistati. E infatti, ancora una volta, ho avuto la conferma che fra tutti i lavori che abbiamo affrontato, questo era il più difficile. È risultato per loro il più complicato. Quindi attenzione ai luoghi comuni. I luoghi comuni non portano alla bellezza. Oh, qui siamo al numero 5. Correggi se percepisci il brutto. Correggi se percepisci il brutto. Quindi attenzione, non correggi se ci sono degli errori, ma correggi se percepisci il brutto, cioè se hai la sensazione che ci sia qualche cosa che non va. Segui le tue sensazioni, perché le tue sensazioni sono giuste. Anche se non hai studiato all'Accademia di Belle Arti, non importa, vivi in Italia, sei nato in Italia, il paese della bellezza, vivi nelle opere d'arte. Qualche cosa dalla tua culla l'hai acquisito, è dentro di te. Quindi segui questo istinto. L'istinto che ti dice che non porti la tua ragazza o il tuo ragazzo a una sera a cena a vedere una discarica, ma lo porti a vedere un tramonto. Questo è l'istinto naturale che c'è dentro ognuno di voi. Vi faccio un esempio. Avete presente Hemingway? Bene, dice Fernanda Pivano nei suoi ricordi che Hemingway si alzava alle 5 della mattina, girava per casa con i bermuda infilate alla meglio, ancora con la visiera bianca tenuta per difendersi dalle luci forti quando leggeva la notte, e subito cominciava a battere qualche riga sulla sua piccola portatile tedesca che gli ha fatto scrivere alcuni dei suoi libri più importanti. Poi, sentite cosa faceva? Si allontanava. Si allontanava e guardava a 2 passi di distanza quello che aveva scritto, come fanno certi pittori coi quadri. Poi Fernanda Pivano spiegherà che Hemingway buttava via addirittura delle pagine di quello che ha scritto solo perché, guardando la distanza, non gli piaceva la composizione. Cioè, ma voi dite, ma allora è matto uno così? Ma come? Tu scrivi, no? E quello che conta sarà il contenuto, sarà quello che tu scrivi. Invece no. Hemingway guardava il rapporto tra gli spazi bianchi e gli spazi neri su una pagina dattiloscritta. E se questo rapporto all'interno della pagina e fra le altre pagine, quindi fra pagine e pagine, non era ben distribuito e accattivante, lui lo gettava. Gettava il testo e lo riscriveva. Dunque, che cosa faceva Hemingway? Faceva un'operazione che non c'entra niente con la scrittura di un romanzo. Perché a casa mia scrivere un romanzo vuol dire mettere insieme una storia e non mettere insieme delle parole che guardi a distanza dalla macchina da scrivere e poi decidi di buttare la pagina. E invece no, lui faceva così, certo, scriveva con un racconto con una certa logica, chiaramente, ma guardava con grande attenzione la disposizione grafica delle parole sulla pagina. Allora io ho scritto: coltivare il gusto estetico ovunque, in modi sorprendenti. Abituiamoci. Non si può guardare una bella opera d'arte all'interno di un museo. Bisogna osservare la bellezza ovunque. Bisogna abituare a coltivare e a tirare fuori queste capacità che noi abbiamo, sono innate e poi sono sviluppate perché appunto viviamo
in un paese in cui la bellezza, sotto tutti i punti di vista, dalla natura alle opere d'arte, è. Dunque, vi propongo un giochettino. Qui abbiamo la ricetta delle lasagne. Questa è scritta così. Una ricetta qualsiasi, non so se è quella corretta, non importa. Dice: fate un battuto di sedano, carota, cipolla che andrete a soffriggere, trascorso 15 minuti, bla bla, quando la parte alcolica, il ragù, eccetera, eccetera. Abbiamo un modo di raccontare una ricetta. Poi ne abbiamo un'altra. Come preparare le lasagne? Inizia così. Nel 1535 alla corte Giovanni II viene indetta una gara di cucina. Lo scopo della gara consisteva nel produrre un piatto di una qualità eccellente che unisse una prima portata con una seconda, insieme a ingredienti della colazione mattutina. Nacquero così le lasagne, poi continua, evidentemente con la ricetta. Poi abbiamo un terzo modo che è questo. Abbiamo delle immagini numerate e poi, questo è un classico tutorial, vedete, i numeri sono riportati all'interno della spiegazione, così tu segui per preparare la lasagna, la bolognese, inizia il ragù, prepara 1, 2, 3. Poi, queste immagini invece ne parliamo dopo. Allora, io vorrei sapere da voi, tra 1, 2 e 3, qual è la soluzione migliore? Secondo voi, la composizione cognitiva migliore? Ecco, mettiamola così. La composizione cognitiva migliore, senza sondaggio, così proprio ditemi quello che vi viene in mente. Tre. Quindi, allora, uno, due e tre, questo? Quella della... Tre. Questa? Della tre, dite? Sì. Ok. Anch'io tre. Sì, anch'io la tre. Tre. Optate per la 3. Mi dite tra l'altro qual è il terzo principio qui che dovremmo Usa dei discutere? modelli, copia, ricalca, rifai. Usa dei modelli, copia, ricalca, rifai. Quindi la risposta riguarda il fatto che potete tranquillamente utilizzare modelli come questo per rappresentare dei concetti che volete spiegare, no? Dei contenuti che volete rappresentare. Dunque, un suggerimento è proprio questo: usate questi modelli, guardate come, anche a partire dalla cucina, vengono rappresentate, suddivise, eccetera, fate la stessa cosa. Funziona molto bene, quindi è molto giusto. Ma c'è anche un'altra cosa che vi suggerisco: non disdegnate questa. Non disdegnate questa perché? Perché se voi introducete la vostra spiegazione con un'aneddotica di questo genere, dei riferimenti storici, che cosa fate? Togliete l'attenzione da una pura procedura meccanica, che è quella che bisogna imparare, chiaramente. Perché se io voglio imparare a fare le lasagne, non è che posso fare la filosofia delle lasagne. Non posso invitare 20 persone a cena e poi gli spiego com'è la corte e dico: immaginate i profumi che potrebbero uscire da questi piatti vuoti. No, perché non verrebbero più a cena a casa mia, ma forse è quello che voglio ottenere. Allora, se è quello che volete ottenere, fate così. Ma se io li invito a cena a casa mia e prima di servire le lasagne spiego qualche cosa sulla tradizione delle lasagne, magari quella di mia nonna, che è cosa che voi fate normalmente, tra l'altro, e poi qualcuno vi dirà: ma come l'hai fatto? Allora lo spiegherete, perché nelle sue procedure, voi ottenete un risultato migliore. Perché ottenete un risultato migliore? Ottenete un risultato migliore per lo stesso motivo per cui prima invece lo abbiamo considerato come un aspetto negativo. Vale a dire, qui sollecitate l'immaginario del soggetto. Quindi è sbagliato sollecitare l'immaginario del soggetto in linguaggi complicati come i comics, ma è corretto farlo se voi utilizzate linguaggi più semplici che permettono di essere comprensibili, allora vi potete permettere anche di richiamare i vostri soggetti a un livello di astrazione diverso. Tant'è
Tra l'altro questa cosa l'ho completamente inventata, non ho voglia di mettermi a cercare delle notizie storiche reali sulle lavagne, ma l'ho inventata però per quale motivo anche? Perché potete inventare, siate creativi, potete anche raccontare una storia che non esiste e poi dite che questa storia non esiste, ve la siete inventata, ma rimarrà sicuramente in testa e faciliterà l'apprendimento di una procedura così ben organizzata. Allora, guardate. Questa è una foto che illustra una ricetta di lasagne. Ora, vi pare possibile che questo possa essere interpretato come una porzione di lasagne? Sì, perché voi sapete cosa sono le lasagne. Certo, per voi sì. Ma per una persona che non sa cosa sono le lasagne, non può pensare che questo sia un sandwich particolare e non il taglio di una porzione di lasagne? Mettetevi nei panni di chi non sa che cos'è una lasagna. Ma possiamo parlare di qualsiasi concetto nei confronti di una persona che non sa nulla di quel concetto. Non ne ha mai sentito parlare. Che cosa deve pensare? Com'è possibile corredare una ricetta con un'immagine di questo genere? Invece la rappresentazione corretta è questa. È questa perché io devo mostrare il contesto dal quale poi una porzione di lasagne viene estrapolata. Perché allora faccio comprendere che bisogna preparare una teglia di lasagne e non un sandwich di lasagne. Ora, queste interferenze sono proprio delle interferenze linguistiche, sono delle interferenze che hanno a che fare con i significati, il rapporto tra i significanti e i significati. E noi dobbiamo pensare che abbiamo degli studenti che hanno esperienze culturali, tradizioni, linguaggi, storie assolutamente differenti. E non solo, ma che queste differenze si approfondiranno sempre di più, perché nelle nostre scuole abbiamo sempre maggiore varietà proprio, quindi non dobbiamo dare nulla per scontato. E dobbiamo sempre ricondurre il concetto al suo contesto. Quindi ragazzi, questa è una teglia di lasagne. Quello che noi produrremo è una teglia. Ma attenzione, non si mangia tutta una teglia, una porzione. Quindi qui ci saranno sei, le porzioni per sei persone. O per tre, se siete dei mangioni. Quindi ricondurre il singolo concetto sempre al suo contesto originale, pensando che i soggetti con cui noi abbiamo a che fare, potrebbero avere dei cortocircuiti proprio nel passaggio, in questo passaggio che non è proprio un passaggio logico, è proprio un passaggio di senso, di attribuzione di senso a un oggetto. Bene, andiamo avanti. Vediamo un sondaggio in Zoom. Quindi osservate queste tre soluzioni, una, due e tre, e vi chiedo di sceglierne una. Lancio il sondaggio. Allora, quale secondo voi fra le tre, cioè quella che preferite voi? Perché tenete conto che in questo tipo di cose c'è anche un gusto personale, non c'è un vero falso. In alcuni casi c'è un vero falso, in altri c'è un contenuto personale. Abbiamo l'84% dei votanti. Termina il sondaggio e vediamo i risultati. Condividi i risultati. Eccoli qua. Penso che li vediate. I risultati sono questi. Quindi la scelta 1 è quella più bassa, questa scelta 1. Poi viene la 3, che è questa, e poi la più gettonata è la 5, cioè la 2. È la 2. Bene, 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 bene. Allora, qui vi ho fatto scegliere per lo scopo di avviare una riflessione, perché in realtà sono tre modelli spendibili, tutti e tre. Abbiamo un rapporto corretto ovunque all'interno della composizione. Abbiamo poco, l'essenziale e senza troppe aggiunte. È una questione di gusti. Sì, è una questione di gusti, ma anche di scelte in base a quello che noi vogliamo ottenere. Allora, partiamo da qui, che è la forma più tradizionale. Noi buttiamo lì
proprio un titolo, proprio lo buttiamo, lo rappresentiamo, è una bomba che esplode, la forma è più importante del contenuto, la proiettiamo, la diamo e colpiamo il soggetto. Quindi tu, soggetto, devi disarticolare il tuo asse di pensiero che non si trova in sintonia con questo titolo e quindi te lo rappresento così, paf, la forma è più importante del contenuto, ficcatelo in testa. Quando voi fate questa operazione? Beh, quando c'è bisogno di fare questa operazione, cioè quando voi avete bisogno, fermi tutti, la forma è più importante del contenuto. Non c'è da discutere, questo qui lo dovete assimilare, partiamo da qui, è un dato acquisito. Questo invece ci dice la forma è più importante del contenuto attraverso la scrittura in un quaderno, quindi sembra più il pensiero di qualcuno. Non è così forte e determinato come il titolo di questa slide. È più interlocutorio. Io ti dico che secondo me la forma è più importante del contenuto. È un'affermazione, ne vogliamo discutere? Quando voi utilizzate questo modo? Beh, quando, ripeto, esattamente come prima, quando è il caso di utilizzare questa formula. E questa è in parte la stessa cosa, perché è un pensiero. Però, vedete, è un pensiero all'interno di un quaderno. E do l'idea del fatto che qui c'è del materiale, c'è da discutere. Io te lo posso dimostrare questo. È un pensiero solido. Allora, affermazione netta, un pensiero e un pensiero solido. Sono tre approcci completamente diversi. Se voi sbagliate questo, cioè confondete gli uni con gli altri, sbagliate proprio, che cosa? La composizione, perché la composizione interna è corretta, ma la composizione dal punto di vista del rapporto di questo oggetto nel suo contesto è sbagliato. Perché se voi avete bisogno di discuterne con i vostri studenti, di parlarne, di cominciare a introdurre qualche cosa, non potete presentare una slide così. Perché bloccate il processo di approccio critico alla vostra formula. Così lo sviluppate. Così date l'idea che ci sia un lavoro da fare. E quindi è come se io vi dicessi: allora, qui non c'è niente da discutere, d'accordo? Qui c'è tutto da discutere, qui attenzione perché non tutti saranno in grado di discutere. Perché? Perché io, vedete, ho un sacco di argomenti da presentarvi. Ecco che allora l'insegnante deve ragionare proprio su il sistema della, che poi viene volgarizzato con un termine che a me non piace per niente, che è comunicare, che è un termine da bandire, per dei motivi che è inutile che adesso spieghi così, ma comunque va sotto appunto questo insieme che è definito appunto della comunicazione. Ecco, ma non secondo le regole della comunicazione, comunicazione visuale, con il target, no. Sulla base della relazione educativa e degli obiettivi che questa relazione deve conseguire in una determinata circostanza che è determinata a sua volta da un ambiente che ha delle caratteristiche, eccetera, eccetera. Oh, vediamo, qui c'è una cosa interessante. Allora, la strada della bellezza. Questa è la strada della bellezza. È una strada panoramica. No, voi siete in autostrada, state raggiungendo un posto, vi sarà capitato nella vostra vita. No, siete in auto, in moto, che ne so. Magari addirittura anche in treno qualche volta. State raggiungendo una meta e poi decidete di prendere una variante. Magari c'è scritto strada panoramica e uscite. E sapete di sicuro che vi ficcherete nei guai, perché strada panoramica significa 2 ore di cammino in più, 30% di strada, significa, non lo so, imprevisti. Magari siete scesi a una stazione e avete detto no, scendo qui, e prendo il treno successivo, voglio fare un giretto e vedere. Strada panoramica è una deviazione. Perfetto. La strada della bellezza è una strada panoramica e quindi è una strada più complicata.
Certo, insegnare con bellezza è più complicato che insegnare con bruttezza, è evidente. Cioè, è più semplice nella vita fare cose brutte che cose belle, se no vi pare che saremmo in un mondo come quello che è. Vengono meglio le cose brutte di solito di quelle belle. E quindi richiede più impegno e più fatica. Altrimenti prendete, vedete la vostra autostrada, però diciamo il panorama è un po' diverso. Volete viaggiare in un bel panorama? Prendete la strada panoramica. Questa è la strada della bellezza. Questo è interessantissimo. 4. Qui si apre un mondo che adesso vi spiego. Vi si apre la soluzione. 4 che significa? Qual è il punto del 4? Lasciati ispirare. Lasciati ispirare. Perfetto. Lasciati ispirare. E come cavolo fai? Cioè, tu esci la mattina alle 7:30, una nebbia pazzesca, umido, freddo, il tram, l'autobus che passa, quella cosa di nafta, ti butta fuori il suo fumo nero mentre aspetti sul marciapiedi, prende l'auto che non parte, cioè mi spieghi come cacchio fai a ispirarti? Ma magari non so, vivete tutti in posti meravigliosi. In campagna, al mare, eccetera. Però anche lì, anche nei posti meravigliosi, vi capiterà di non trovare fonti di ispirazione. E io dico che non è così semplice a volte trovare fonti di ispirazione. Beh, calma e gesso, come si dice, perché abbiamo la soluzione. E la soluzione è questa. Mi lasciate 10 secondi, preparare, alzare il sipario. A consigliare caldissimamente di fare questa operazione che è così, di entrare nell'unico vero social network che vale la pena frequentare, che non è Facebook, non è Twitter, non è niente di tutto questo, e si chiama Behance, lo vedete qua? Behance, behance.net. Questo è Behance. Che cos'è Behance? Ma lo spiego. Ma vi spiego cos'è Behance. Ma prima accedo. Quindi entro all'interno di Behance e sono qua, dentro Behance. Voi trovate i disegnatori, illustratori, creativi, ecco, diciamo così, creativi. I creativi di tutto il mondo, di tutti i paesi del mondo, che realizzano le loro opere, creano i loro progetti, espongono le loro idee e lo fanno attraverso questo social. Lo fanno attraverso questo social che è il social per eccellenza dei creativi di tutto il mondo. Che è un creativo? Un creativo è quello che lavora per la creazione, quindi lavora nel campo artistico, nel campo grafico, pittorico, cinematografico, fotografico, eccetera, e lo fa di mestiere. Ci sono tutti questi. E come si fa a farsi ispirare? Beh, per esempio, diciamo che stavamo parlando della bellezza, vedete, della bellezza che è, lo stavamo dicendo prima, no? Che era una strada, una strada panoramica. O un'autostrada. Quindi proviamo a cercare Freeway qui e vediamo se troviamo delle rappresentazioni che possiamo utilizzare, per esempio, perché stiamo organizzando dei contenuti su questo tema e quindi vogliamo farci ispirare o addirittura utilizzare una grafica che noi non saremmo in grado di creare. Allora non facciamo la ricerca attraverso Google Immagini. Google Immagini lo prendiamo e lo buttiamo nel cestino. E invece, d'ora in poi, ci rivolgiamo a Behance. Però vogliamo restringere il campo di questa ricerca. Quindi scegliamo la selezione strumenti e cerchiamo Illustrator, Adobe Illustrator, perché qui bisogna avere un minimo di conoscenza. Diciamo, Photoshop è l'applicazione che serve per disegnare e per elaborare le fotografie, ma anche per il disegno, attenzione, disegno pittorico, Illustrator invece per il disegno grafico.
Quindi io voglio una rappresentazione invece grafica. Eccola qua. Guardate cosa trovo. Trovo questa immagine. Ve la ricordate? È quella che ho utilizzato nel mio blocco degli appunti, è quella di prima. Quindi attenzione adesso che cosa faccio. Qui è un illustratore che ha illustrato la città di Houston in un modo particolare. Bene, vediamo che cosa fa questo illustratore. Mi sembra molto interessante. Perché? Perché non voglio rappresentare l'autostrada in un modo proprio brutto, perché anche l'autostrada può avere degli aspetti belli, però non è una strada panoramica. Quindi mi basta che ci sia la differenza tra strada panoramica e autostrada. Quindi questa immagine può andare molto bene, ma intanto scorro anche le altre. Beh, certo che in certe condizioni anche una città o un'autostrada possono avere il loro fascino, ma è un fascino limitato che dura poco nel tempo, mentre una strada panoramica lo è, per definizione rimane lì, qui è legato a una serie di condizioni di variabili. Però mi piace questo illustratore. A voi piace? A me piace. E poi cosa faccio? Qui, nel momento in cui scrivo mi piace, scelgo anche salva, cosa che ho già fatto. Cioè ho salvato questa immagine dove? Nella mia mood board. La mood board, cioè una lavagna di mood, di ambientazione, di sensazioni, di veramente di ispirazione. E quindi l'ho salvata qua, in un'area che ho chiamato didattica. E poi lo seguo benissimo. E poi vado qui sotto e scopro che si chiama Luis Ramirez. Ehi Ramirez, prima di conoscerti e sapere che cosa fai cliccando qui, sai che cosa faccio? Io qui sotto scriverò un messaggio. Però non lo scrivo adesso, lo scriverò domani. Quando registrerò il webinar, cioè quando la registrazione del webinar sarà pubblica, io scriverò un messaggio a Ramirez. E io, Ramirez, ho utilizzato una tua immagine in questo webinar per i miei colleghi. Si trova al minuto tal dei tali. Lo voglio informare di come ho utilizzato questa immagine. Ma la domanda è, la posso utilizzare? In che modo? Beh, vediamo, scopriamolo insieme. Andiamo qui sotto, proprio sotto. Qui abbiamo la rappresentazione del copyright. Che tipo di copyright offre Ramirez? Ramirez offre questo copyright, cioè attribuzione non commerciale e non opere derivate. Cosa ci dice Ramirez? Ramirez ci dice, puoi usare tutte queste immagini qui sopra, però, uno, non le puoi vendere. Due, non le puoi modificare. Cioè, voglio dire, non posso prendere una parte, cambiare qui, inserire, non lo posso fare. Posso prendere l'immagine così com'è, non la posso modificare. La posso utilizzare come sfondo, posso aggiungere magari dei personaggi sopra, ma non posso modificare niente di tutto questo. Beh, grazie Ramirez, sei un grande. Io utilizzo la tua immagine, la utilizzerò e ti scriverò. Ecco quello che fa Ramirez. Gli è piaciuta questa immagine anche a lui, infatti l'ha messa come profilo, ma è venuta particolarmente bene. Guardate, è difficile, ci vuole grande pazienza a disegnare una cosa così. Quindi grazie Ramirez per averlo fatto per noi. E qui abbiamo i lavori di Ramirez. Beh, molto interessante questo, direi, molto originale. Perché non andarlo a vedere? Bello, sembra quasi una derivazione della classica pop art anni 50-60, anzi sicuramente sarà un richiamo. Così potremmo anche questo, potremmo apprezzarlo, potremmo anche salvarlo, in questo caso però storytelling, perché può darsi che mi serva per farci un lavoro. Vediamo quali sono i diritti. I diritti sono attribuzione non commerciale e non opere derivate. Ramirez è un grande, ci dà la possibilità di utilizzare quello che lui produce. Fantastico. Adesso che cosa faccio? Beh, adesso, siccome io ho creato un mio ambiente, andrò nel mio ambiente, Alberto Pian, vedete? Ho creato il mio ambiente e entro nel profilo, mio profilo di Behance. Perché entro nel mio profilo? Beh, perché intanto nel mio profilo c'è quello che pubblico io e va bene. Ma poi perché nel mio profilo c'è la motherboard, cioè la mood board, che è questa. Quindi, mood board. E nella mood board della didattica vediamo che cosa ho trovato. Ho trovato un paio di cose per voi. Per esempio, ho trovato questo ABC Animal.
L'ho salvato qua, faccio clic e vediamo di che cosa si tratta. È una cosa interessante perché è un alfabeto rappresentato attraverso gli animali. Dei bellissimi disegni che io posso utilizzare nelle mie slide come insegnante, perché non è detto che debba saper di fare io. Però se ho pazienza li posso ricalcare, per esempio. Ecco, anche queste figure sono interessanti, queste figure da utilizzare. Allora, vediamo che cosa ci propone. Questa si chiama Amélie Dubois. Amélie Dubois è sicuramente una illustratrice. Guardate che bei disegni. Allora, Amélie Dubois ci dice che, ai ai ai, ci dice copyright, nessun uso consentito senza il permesso esplicito del proprietario. Ma niente di male, non c'è nessun problema perché scriviamo ad Amélie Dubois. E scriviamo: cara Amélie Dubois, sono un insegnante. Devo fare delle lezioni ai miei studenti, ma posso metterla in usarla per mostrare i miei studenti all'interno delle lezioni? Quindi in realtà voi farete così. Prima scaricherete questa immagine, preparate la vostra lezioncina con le immagini e poi la mandate alla Dubois. E vedrete che la Dubois vi dirà: ma figurati, ma puoi utilizzarla finché vuoi. Cioè, un vero artista non è, cioè, non vuole solo essere fregato, cioè non vuole che degli editori o delle persone così che lavorano in qualche studio, eccetera, si appropriano di opere che non sono loro, che è una pratica che purtroppo viene utilizzata. Quindi non avrà nessun problema la Dubois a darvi la possibilità di utilizzarle. Qui stiamo parlando di voi, vedete voi che entrate, eccolo qua Alberto Pian, poi ci sarà Giovanna Rossi, eccetera, di voi che entrate all'interno di BIOS. Ma perché non far entrare anche i vostri studenti all'interno di BIOS? Non è mica vietato, si creano un account e poi entrano. E voi vedrete come si comportano i vostri studenti in questo social. La smettono immediatamente di scrivere qualsiasi sciocchezza sono abituati a scrivere nei social che sono abituati a frequentare. Ci sarà un rispetto reverenziale all'interno di BIOS. Perché? Beh, perché si rendono subito conto di avere a che fare con degli artisti e quindi non disturberanno il lavoro degli artisti, saranno molto cauti e non scriveranno cretinate a queste persone che dedicano il loro tempo per rendere il mondo un po' più bello ai nostri occhi. Perché loro capiscono questo. E quindi è anche uno strumento educativo incredibile questo. E poi potete con i vostri studenti entrare in contatto con questi artisti. Per esempio, vedete, ne ho scelto uno a caso, vediamo come si chiama. Lenny Wen. Lenny Wen, fantastica Lenny Wen. Guardate che disegni fa. Ma Lenny Wen ci mostra anche come realizza questi disegni. Allora, sentite. Se voi scrivete a Lenny Wen e le dite e le mandate un po' di foto della classe, di quello che fate e di come lo fate, con quali strumenti, potete chiedere a Lenny Wen di stabilire un collegamento di una mezz'oretta, magari Lenny Wen parla solo inglese, chi lo sa, vi arrangiate, trovate, se non sapete tradurre voi, chiedete al vostro collega di inglese. Fate un collegamento con Lenny Wen. E chiedete a Lenny Wen di dare qualche consiglio ai vostri bambini o ai vostri studenti più grandi. Perché no? Ricavate dal rapporto con Lenny Wen delle occasioni per studiare, per andare avanti, per ispirare. Guardate che carina questa. Qui potete passare il tempo, non su Facebook. Alla sera, anziché perdere le ore su Facebook, Twitter, eccetera, a leggere gli esposti narcisisti di chiunque pensa di essere in diritto di sentenziare sulla vita, invece passate il tempo a godere dei prodotti che trovate all'interno di BIOS e di vedere anche come sono realizzati. Vedete, lei per esempio in questo caso fa uno schizzo con una matita grossa. Non è sempre così, e poi dopo lo schizzo viene poi rielaborato fino ad arrivare al risultato finale.
Abbiamo visto delle illustrazioni, ma c'è cinema, c'è fotografia, c'è di tutto qui all'interno. Spero che questa idea vi abbia stimolato, che sia stato uno strumento di ispirazione. Allora torniamo al nostro libretto degli appunti e vediamo che cosa ci propone. Vediamo che cosa ci propone perché penso che stiamo esaurendo il tempo a disposizione. Vediamo un po'. Allora, la forma è più importante del contenuto. Questa è un'affermazione lapidaria che ormai dovrebbe essere abbastanza chiara. Perché la forma è più importante del contenuto? Beh, la forma è più importante del contenuto perché direi che lo possiamo spiegare con Tarantino. La forma è più importante del contenuto perché, vedete, i contenuti oggi sono ovunque, non è un problema trovare i contenuti. Cioè, vuoi sapere qualche cosa su Giulio Cesare, vuoi studiare matematica, vuoi imparare a programmare? Io ho realizzato dei progetti nelle scuole per cambiare i sistemi di insegnamento, eccetera, e numerose volte mi è capitato il fatto che degli studenti abbiano imparato da soli a acquisire delle conoscenze importantissime. Per esempio, mi è capitato in una seconda media di Avellino che degli studenti avessero imparato da soli a programmare attraverso dei tutorial, eccetera, e abbiano sviluppato delle applicazioni. Cioè, se oggi qualcuno che è animato da una passione oggi ha la possibilità di apprendere. Quindi il contenuto non è un problema. Il problema è come lo rappresenti il contenuto. Questa è la questione. Ma d'altra parte, se non fosse così, non ci sarebbe bisogno dell'insegnante. Perché che cosa fa l'insegnante? L'insegnante mica ha creato Giulio Cesare, mica l'ha creato lui. Giulio Cesare è esistito. Lui lo deve rappresentare. Quindi qual è lo scopo dell'insegnante? È occuparsi della forma. L'insegnante si occupa della forma, non dei contenuti. I contenuti ci sono già. A meno che non sia uno scienziato, a meno che l'insegnante non sia Rita Levi di Montalcini, beh, l'insegnante non crea contenuti. L'insegnante li divulga, cioè si occupa della forma. Questo bisogna metterselo in testa, noi non abbiamo niente a che fare con i contenuti, noi abbiamo a che fare con le forme che questi contenuti rappresentano. Il nostro scopo è uno scopo estetico, è puramente uno scopo formale, estetico e formale, cioè come facciamo capire Giulio Cesare ai nostri ragazzi? Ed è una questione di forma, ed è una questione di modo, del come e non del contenuto. Guardate, ve lo dimostro in questo modo. Voi conoscete Kill Bill di Tarantino? Allora, Kill Bill di Tarantino rappresenta un contenuto che è questo, ve lo esplodo proprio in grande, che è la cosa più banale, trita, ritrita, irraccontabile, irricevibile di tutta la letteratura mondiale, la cinematografia mondiale, cioè la vendetta western. Il cattivo uccide i tuoi genitori sotto i tuoi occhi, uccide tua moglie, uccide tuo marito, uccide il tuo figliolettino, non lo so, tu ti salvi e ti vendichi andandoli a cercare e facendoli fuori tutti uno per uno. Non c'è niente dietro questo contenuto, è improponibile, a meno che, è improponibile perché? Perché è consumato, cioè si è visto milioni di volte, a meno che non si faccia un'operazione estetica. Che è esattamente quello che ha fatto Tarantino. E cosa ha fatto Tarantino? Per esempio, ha ricostruito completamente la fabula. Allora, guardate, ho diviso il film in sequenze e ho rappresentato con S il momento della storia e invece con T il tempo della narrazione. Per cui, che cosa succede? Succede che Tarantino inizia con T1, che è il suo tempo, rappresentando all'inizio una sequenza che invece è la quattordicesima nella storia, perché la prima è questa, ma questa è la quinta. Quindi che cosa ha fatto? Prima di tutto ha scomposto, che cosa? Ha scomposto questo. In modo che tu non capisci chi ha ammazzato chi e chi cerca chi e per quale motivo. Dunque, sei costretto a vederlo
Come sei costretta a vederla? Se tu mi spezzi una storia, fai un minestrone e mescoli tutto, io non guardo. No, tu guardi. Tu guardi perché? Perché io ogni scena la rappresento esteticamente secondo un filone della rappresentazione cinematografica determinato, che va dal film noir al Brian De Palma, al Hitchcock, ai manga, alle ombre cinesi, al western tradizionale, al cinema d'azione, al romantico, al bianco e nero anni 50, ed è tutto fatto con estrema cura estetica. Quindi tu guardi il film, non puoi non guardarlo. E alla fine, quando arrivi alla fine, ricostruisci la storia e dici: che cazzata sta storia, ragazzi. Sì, sarà una cazzata, ma intanto l'hai visto il film, che è esattamente lo scopo che voleva ottenere Tarantino con questa sfida. Cioè ha dimostrato come è possibile veicolare il contenuto più trito e ritrito del mondo tenendo incollato lo spettatore al film, alla visione di un film, che non risulta altro che banale. Perché? Ma perché in questo caso è l'estetica che fa il film, non il contenuto. Esiste una storia nel momento in cui è da interpretare completamente, per poi capire che è semplicemente questa. Allora, vedete che la forma è più importante del contenuto, non c'è niente da fare. E infatti una storia ha successo non perché è una buona storia, ma perché viene raccontata bene. E infatti alcune storie hanno successo, anche se sono delle cattive storie, perché sono raccontate bene, perché purtroppo il godimento estetico naturalmente è capace anche di mascherare un contenuto. E quindi può essere utilizzato anche come strumento di propaganda, se vuoi. Questo sì, certo, ha il suo aspetto negativo, però non possiamo non considerare che il godimento estetico fa parte a pieno titolo, ma non solo fa parte a pieno titolo, è l'asse sul quale noi dobbiamo condurre la nostra lezione, che, ripeto, non deve essere bella perché siamo dei Klimt o non so, di Brian De Palma, non è questo. È bella perché la composizione cognitiva di quello che facciamo è bella, è pensata, è curata. Guardate un esempio. Questo è un quaderno di un mio allievo. Questo è il quaderno del mio allievo 6 mesi dopo. Questo risultato non si ottiene perché io faccio delle belle lezioni. Le lezioni possono essere belle finché vuoi, ma se uno scrive e organizza le cose così, cioè non c'è verso che tenga. Non è che, ah, che bella video lezione, allora cambio sistema di scrittura. No, incidi zero, perché la bellezza non basta. Ai 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 ai. E qui le note sono dolenti. Non basta. Abbiamo un prima e abbiamo un dopo, ma un dopo che cosa? Che cosa abbiamo fatto per ottenere questo risultato? Perché abbiamo ottenuto questo risultato? Beh, il primo motivo è che noi abbiamo ottenuto questo risultato perché noi amiamo la bellezza e quindi respingiamo questo, non accettiamo questo. Punto numero uno. Se questo non è chiaro, chiudete il webinar e andate a casa. Perché se non si condivide questo principio non ha senso niente. No, no, è inaccettabile, irricevibile una cosa di questo genere. E tuttavia noi non possiamo dire è irricevibile, cioè non possiamo fare così. Non esiste, perché noi vogliamo portare i nostri studenti, e questo è il nostro compito, su un piano di bellezza. Perché una bellezza estetica, compositiva, è anche una bellezza cognitiva. Vuol dire che c'è un'organizzazione mentale e una cura, ma lo possiamo fare solo se noi abbiamo cura della loro produzione e quindi se questa produzione è su un quaderno. Se è un quaderno di un certo tipo, un quaderno piccolo, non quei quaderni grandi pieni di fogli che vanno da tutte le parti, quindi un quaderno che si possa curare, un quaderno che noi possiamo portare a casa, perché se il quaderno è piccolo ne possiamo portare a casa anche 30, 40 in uno zainetto.
un quaderno che sfogliamo regolarmente, che restituiamo, esattamente come si fa, per esempio, nella scuola elementare. Si faceva molto di più una volta, si è perso un po' questo, anche nella scuola elementare. E che io faccio anche nella scuola superiore, questo è un ragazzo di quinta superiore, era in quarta, quando l'ho preso io a scrivere in questo modo. Quello che io mi chiedo è come ha fatto arrivare in quarta in queste condizioni, cioè senza che nessuno gli insegnasse qualche cosa di diverso, dato che era possibile, visto che in 6 mesi ha potuto apprendere un sistema diverso e ne era molto contento. Quindi noi dobbiamo, la bellezza implica attenzione per la bellezza, implica cura, implica amare quello che i nostri studenti fanno, anche questo, certamente anche questo, per poter ottenere quest'altro risultato. E quindi aiutarlo a fare, rifare con calma, scrivere, mettersi di impegno, valorizzare ogni minimo passo in questo tragitto tra qui e lì, quindi vuol dire dedicare del tempo, non del tempo all'insegnamento, ma del tempo alla cura dei propri studenti, perché questa è la bellezza che loro colgono nell'insegnante. Loro si accorgono quando l'insegnante ha cura di loro. E se l'insegnante, per avere cura di loro, non lo so, trascura magari altre cose più burocratiche, tecniche o parte di un programma, non ha nessuna importanza, perché quello che conta è proprio questa, è la cura. Non può esserci bellezza senza la cura. La bellezza della natura è spontanea e naturale, la natura cura se stessa, non ha bisogno di cura, si cura da sé, ma l'uomo invece deve curare non solo la bellezza della natura, ma anche la propria, perché da solo produce schifezze e non bellezze. E quindi, se vuole imitare la natura, deve restare dentro un processo di cura. E questo processo poi facilita ovviamente l'apprendimento. E questa non è cura. L'assegnazione di compito attraverso, che dice, ricapitolazione, domande, pagina 253, qui è scappato il tratto, no? Con anziché lo slash, 255, un modulo, martedì, no, questa non è cura. I nostri studenti non sono delle macchinette, spiegagli il compito, scrivi qualche cosa per loro, prenditi del tempo per stare con loro e far capire che hai cura nei loro confronti, quindi spiega, scrivi 4-5 righe per spiegare bene le cose. Non buttarle lì così, separa la virgola dalla maiuscola, cioè abbi cura in quello che fai. Poi può scappare l'errore, questo è normale, no? Si scrive, ci sono anche questi correttori ortografici micidiali, per cui cioè, si scrivono, alle volte non ti accorgi, vengono fuori dei messaggi pazzeschi, va bene, ma quello fa parte, ci si ride su, fa parte della vita. Ma quello che non può essere è che, cioè il risultato può essere, diciamo così, non bello, no? Perché magari non può avere tutti i difetti di questo mondo, ma devono essere dei difetti, che una bruttezza, diciamo così, che non è ascrivibile all'intenzione di chi l'ha prodotto. Ecco, non deve essere ascrivibile alla tua intenzione, perché sennò è veramente brutto. Sennò la percezione del tuo studente è che tu te ne freghi. Te ne freghi perché se ami il brutto e non ami il bello, e non tendi al bello, ecco, una tendenza al bello, vuol dire che allora perché si dovrebbe impegnare lui, scusa? Spiegatemi questo, per quale motivo? Lui dovrebbe fare un buon compito quando voi non fate un buon lavoro. Quindi bisogna riorganizzare tutto, ruotare il cervello di proprio completamente, e riconsiderare tutto alla luce di questo concetto. L'insegnamento opera nel campo della bellezza. E voilà. Io vi ho detto un po' di cose che avevo da dirvi.
Che dite? Siete rimasti. Vedo Carmen è sprofondata nel buio lì, si è svenuta. Proprio non ce la fa più. Carmen, che Io se dici? posso dire così un pensiero minimo. Sì. Allora, io credo che, vabbè, tutto quello che hai detto è bello, basta, questo già si inserisce nella faccenda. Forse a volte noi ci poniamo anche queste problematiche come insegnanti, ce le poniamo, ma abbiamo, io credo, cioè partiamo già ponendoci degli obiettivi altissimi e forse non ci rendiamo conto che invece il bello va coltivato giorno per giorno nelle cose piccole. Poi arriverà anche il progetto bello, probabilmente, no? Però io vedo che a volte magari anche positivamente non ci facciamo prendere dall'entusiasmo, non è che lo facciamo negativamente. Poi però ci frustriamo perché il risultato di solito quando partiamo lancia in resta, poi non è mai un granché. Questo invece credo che sia proprio una cosa di quelle piccoline, ma quotidiane. Ecco, allora poi credo che i frutti arrivino e allora a quel punto lì, quando la classe, quando il gruppo comincia a capire, a vederti, a imitarti, ad apprezzare, allora probabilmente poi si può anche alzare un pochino l'asticella. Però, allora, io insegno in una scuola media, ma da più di 40 anni. Ma io se prendo i quaderni di quando andavo a scuola io e i quaderni adesso, cioè io sono cresciuta con una cura della calligrafia, ad esempio, cioè per noi Certo. imparare a scrivere era la O deve essere grande così, la stanghetta della A deve essere grande così. Adesso anche come tengono in mano la penna, non, il corsivo non esiste più, io tra Più, l'altro sì, è credo che il vero. corsivo Certo. sia un'attivazione del cervello molto superiore che non lo È vero. stampatello Assolutamente, maiuscolo. molto vero questo. Sì. E quindi È fanno fatica. dimostrato, certo. Fanno Assolutamente. fatica. Ecco, e quindi bisogna proprio cominciare. Allora, il margine, cos'è il margine di un foglio? Perché un foglio ha un margine? Cioè, io vado avanti Ecco, un'ora a spiegare perché il foglio ha delle righe. certo, giusto, Però è è molto dura. giusto. Quello che dici è soprattutto il fatto che diciamo, è un lavoro quotidiano, piccolo, no? Senza grandi cose, perché no? Pensare di ottenere dei risultati pazzeschi, ma questa quotidianità porta dei risultati che i ragazzi apprezzano a tutte le età. A tutte le età li apprezzano. Bene, se ci sono altre osservazioni, volentieri, poi chiudiamo il webinar. Però scusa, io sono Sì. curiosa e le slide che ti abbiamo mandato. Ah, giusto, è vero, non abbiamo visto le slide, già. No, era Già solo per perché ho sapere se ci saltato. hai promosso oppure no. Ecco, no, ma era solo per vedere i diversi stili. Certo. Ah sì, vediamolo un attimo. Dunque. Eccole qua, vedi, me le ero preparate e poi. Ecco, questa per esempio, non so di chi sia, non ho messo nomi. Ops, ecco qua. Questa però è l'immagine, è un'immagine illustrata, quindi volevo chiedere se l'illustrazione l'ha disegnata l'insegnante o no, ma non credo, perché mi sembra un'immagine così presa, quindi non è valido
come tipo di cosa. È valido nel senso che uno certo può utilizzare del materiale che trova altrove, no? Quindi in questo senso sì. Questa qua poneva un problema, secondo me, e il problema era questo, che rispecchia quelle esigenze minimaliste fondamentali di cui abbiamo parlato, la composizione, eccetera. Però l'ordine delle frecce, vorrei sottolineare questo, che sembra che la Costituzione sia nata da una votazione popolare. E vedete, perché è sbagliato cioè sono proprio le frecce che non sono corrette, perché c'è un passaggio logico per cui è nata la Repubblica, va bene, e quindi la Costituzione determina, chiaramente altrimenti non ci sarebbe la Repubblica, però in realtà la Repubblica è nata con il referendum Repubblica e Monarchia, poi la Costituzione è stata elaborata dal Parlamento, quindi è sganciata dalla votazione. Ecco, qui si può generare un passaggio che magari non è molto comprensibile. Questo perché? Perché noi, per esempio, questa materia la conosciamo benissimo e quindi è facile quando conosciamo una materia tanto bene, poi magari trascurare il fatto che invece altri possano non comprendere o interpretare diversamente le cose. Questa invece non l'ho capita perché proprio non ho capito a che cosa serve. Serve ad attribuire un compito, va bene, però non so se si tratta di scegliere tra questi compiti. Però, per esempio, mi piace molto questa divisione così. È bello questa divisione perché graficamente, proprio da un punto di vista estetico, è interessante. Però, dal punto di vista cognitivo, non posso dire niente perché non so per quale scopo è stata creata. Quindi non so se è presente l'autore o l'autrice, ci può dire qualcosa, ma non penso. Poi vediamo. Questo è una slide chiara che serve per spiegare quello che c'è sotto. E quindi ci sono delle frecce che spiegano, è giusto questo, no? Ci sono delle frecce che spiegano, quindi abbiamo forse c'è tanta roba, c'è la lavagna, c'è la cornice, c'è il titolo qui, ci sono le frecce, le cose sopra, quindi c'è tanta decodificazione, bisogna stare molto attenti. Ecco, io semplificherei proprio anche uno sfondo bianco senza cornici e senza troppi colori, però la rappresentazione, diciamo, segue l'essenzialità in questo caso quindi svolge il suo scopo. Ecco, però semplificazione. Semplificare è qualcosa che è difficile per un insegnante da raggiungere. È difficile perché ne sa tante di roba, no? Ne conosce tante, quindi è portato a parlare e esprimersi. Quindi, fasi operatorie, esempi di camme arredate, esploro il mio regno. Ecco, qui beh, non so niente della materia insegnata, della disciplina, eccetera. E quindi posso dire a colpo d'occhio che mi sembra efficace perché io ho una piantina e presuppongo che queste due fotografie siano una rappresentazione di spazi all'interno di questa piantina. Una spiegazione semplicissima con un titolo e un sottotitolo, basta. Quindi riesco, se sono del mestiere, sono a conoscenza dell'argomento, riesco a decodificarla bene, questa cosa sicuramente sì. La mappa è una delle cose più complicate da realizzare e io ho tanti dubbi sull'utilizzo delle mappe perché tante volte, secondo me, complicano la vita anziché semplificarla. Quindi le mappe, vedete, intanto, anche se questa è semplice e indiscutibilmente presenta gli argomenti in modo semplice, e direi che è proprio un indice
di ciò che verrà affrontato. E quindi va bene, perché tu cosa fai? Presenti i vari argomenti che poi saranno studiati, discussi, eccetera. Però vedete, la mappa presenta sempre una difficoltà di decodifica proprio da un punto di vista grafico. Questa ancora funziona, ma ci sono alcune mappe che sono incredibili perché hanno tutta una serie di diramazioni, di nodi, sottonodi, eccetera, che veramente, cioè, la vedi e ti passa proprio la voglia di allontana. Deve esserci qualcuno che te la spiega. Ecco, se non c'è qualcuno che te la spiega, è difficile usare strumenti di questo genere. Quindi qui, in questo caso, l'insegnante cosa fa? La proietta, poi parla di questo e lo fa vedere a tutto schermo, poi di questo lo fa vedere a tutto schermo e così via. Però allora a questo punto perché non creare delle slide in successione? Bah, non lo so. Però, ecco, io non creo delle slide in successione quando voglio dare un colpo d'occhio. Guardate, ragazzi, ci occuperemo di tutto questo. Allora sì, perché bisogna sapere la completezza dei contenuti che dovremmo affrontare. Ecco, la Costituzione abbiamo vista, poi questa. Sette giorni, questo, cioè, diciamo, non c'è una ridondanza compositiva, anche se ci sono tanti elementi, perché sono tutti coerenti, sono locandine di cinema, no? Quindi si ops, parte da solo lo zoom. Quindi si presuppone che stiamo parlando di questo per qualche motivo. Adesso non so dire 10 giorni, 17, 13, che cosa vuol dire 1 miliardo di dollari. Sarà gli incassi, sì, saranno gli incassi, 10 giorni di incassi, 1 miliardo di dollari, deve essere questo. Uffa. Deve essere il livello di incassi raggiunto in 10 giorni, 1 miliardo di dollari, Avatar in 17, Jurassic Park in 13, sì. Qui mi sembra un po' grande, è talmente grande che è difficile da leggere. Quindi anche lì attenzione che la cosa importante non necessariamente deve essere molto grande. Però va bene la proporzione, questo è quello più importante, quindi è visibile, è semplice da capire. Quindi anch'io che non sapevo di questo argomento, non, cioè, non, sono al di fuori di questo insegnamento, però ho capito ciò di cui si sta parlando e quindi direi che funziona. Poi entriamo ovviamente nel campo di gusti personali. Questo è evidente. Questo chiaramente è da riempire, quindi è semplice, è chiaro, e propone un compito, lascia lo spazio per farlo, poche immagini e direi che è molto funzionale. Questo forse sì, particolarmente funzionale, unisce anche, direi, la lezione perché lo puoi utilizzare per spiegare, ma lo puoi utilizzare anche anzi, mi viene anche un'idea, magari è anche lo scopo dell'insegnante, non lo so, però se si fornisce già uno stampato di questo genere allo studente, lui può prendere direttamente degli appunti, cioè potrebbe anche non essere un compito questo, potrebbe essere anche un supporto per aiutare lo studente a prendere appunti durante la lezione. Sì, in realtà è Questo. nato proprio così, è nato Ah, proprio. vedi? Allora questa è una genialata proprio, questo è proprio geniale, bello, molto Sono a bello. scuola primaria, sono a scuola primaria. Ah, bello, sì. No, ma io figurati, pensavo ai miei studenti di scuola superiore perché li aiuterebbe moltissimo in tanti campi. Anzi, mi hai dato un'idea fantastica. Ho fatto bene a iscrivermi a questo webinar. Sì, bella idea. Ecco, questo è quanto. Quindi vedete, poi ci sono gusti, modalità, personali, contesti, eccetera. Per cui è anche impossibile giudicare un lavoro scolastico, perché il lavoro scolastico puoi giudicare un film, perché è un'opera finita e presentata e che si rivolge a tutti, ma un lavoro scolastico è impossibile, perché? Perché
dipende, e hic et nunc, cioè dipende dagli scopi, dalle condizioni, dal contesto, è ingiudicabile. Per questo io, per esempio, non amo i concorsi. Penso che siano delle stupidaggini i concorsi per gli studenti, perché, cioè, preciso meglio, alcuni concorsi, se tu devi presentare un'opera, va bene, un'opera, no? Concorso, non so, per i licei musicali, vediamo la migliore opera che può rappresentare, cioè va bene, d'accordo, no? È il loro compito, scrivono un'opera. Ma i concorsi didattici, ecco, i concorsi didattici sono delle cretinate, sono ingiudicabili. Mi hanno fatto anche partecipare a volte delle giurie, no? Ma è veramente un'assurdità, perché io, per poterlo giudicare, io devo sapere tutto di quel lavoro, come è nato, come i risultati che ha ottenuto, le condizioni in cui, non posso vedere un lavoro e dire, ah, bel prodotto, brutto prodotto. No, perché è un prodotto didattico. E quindi non ha un valore assoluto, no? È impossibile che abbia un valore assoluto. E quindi questo è il motivo per cui, appunto, poi ve la dovete cavare voi con questo tema della bellezza, perché ci sono solo così degli orientamenti, delle linee guida, ma torno a ripetere, non ci sono delle regole o un manuale. Io ho scritto quei 10 principi, ma un bel esercizio sarebbe che ognuno di voi potesse scrivere i propri 10 principi per insegnare con bellezza, perché sicuramente ognuno li avrebbe e vi costringerebbe anche a pensare, a tirare fuori, 10 sono tanti, è tanta roba, non è semplice. Anzi, quasi quasi ve lo do come compito, scrivi 10 principi della bellezza. Va bene, allora, cosa dite? Possiamo avviarci verso la chiusura. Avete trovato interessante, ho visto, questo mi fa piacere. Però voglio anche vedere i risultati del prossimo futuro. No? Eh sì, in questo periodo poi di grandi trasformazioni, perlomeno per noi della primaria, sicuramente sì, qualcosa di nuovo bisognerà mettere sulla strada panoramica. Sulla strada panoramica, esatto, sì. Va bene, allora, se non c'è altro, io vi ringrazio della partecipazione e ci sarà un altro webinar che sulla bellezza, lato B, perché voglio insegnarvi alcune tecniche, proprio tecniche pratiche, con alcune applicazioni Adobe gratuite per ottenere dei risultati. E quindi non sarà un webinar di riflessione sul linguaggio iconico, sicuramente, perché c'è una parte che ci costringerà a riflettere su questo. E poi vedremo invece proprio delle soluzioni pratiche. E mi raccomando, Beyoncé, frequentatelo. Vi è piaciuto Beyoncé? Il social è bello, il tanta social roba. Dei creativi, tanta roba, tanta roba, bello, sì, molto. E poi è anche educativo nel senso di rispettare, no? Il diritto d'autore, l'opera degli altri, entrare in contatto con l'artista, chiedere non costa nulla, rubare è sbagliato, ma chiedendo, guardate, nella stragrande maggioranza dei casi si ottiene una risposta favorevole. Io sono proprio testimonianza di questa cosa perché avevo sentito recentemente, a proposito così di bellezza, avevo sentito al TG1 la presentazione di un artista di strada che faceva delle opere e che faceva anche un po' di arte partecipata. E quindi, vabbè, sentito il nome, mi sono messa poi subito dopo a cercare su internet, ho scritto una mail. E nel giro di pochissimo mi ha risposto con una grande soddisfazione, ma soprattutto già iniziato, cioè abbiamo fatto poi, cioè quindi ci siamo capito che cosa ha fatto, che può interagire con la scuola, che può avere a che fare con i ragazzi. E quindi veramente quello che dici è davvero così, cioè basta veramente scrivere che le rispondono, soprattutto queste grandi persone che sanno dare sempre qualcosa
Socialmente e di conseguenza anche a noi insegnanti che siamo dentro in un contesto abbastanza particolare in questo periodo. È proprio così. Poi tieni conto che per esempio all'interno di Beyoncé c'è una sezione di richieste offerte di lavoro, per cui per un artista è importante farsi conoscere, quindi per lui, e poi è anche una questione di fiducia, di autostima, perché in molti casi anche l'artista magari non ha tanta autostima, si trova in un mondo popolato da artisti che fanno delle cose che lui pensa siano migliori delle sue, e dunque avere un consenso e offrirgli questo consenso, questo apprezzamento è importante, lo aiutate proprio, fate qualche cosa per lui. Ciao Alberto. Ciao Max. Ciao. Ti vedo bene? Sì, direi di sì. Non ti ha abbattuto il Covid? No, assolutamente, ma chi mi abbatte? Ma chi mi abbatte, sicuro. Noi chi ci abbatte? Senti, no, mi hai fatto venire in mente una cosa invece, davvero come sono cambiati i tempi, e davvero, diciamo dalla nostra veneranda, mi ricordo che quasi una ventina di anni fa, però la cosa è rilevante da quello che stai dicendo questa sera. E il fatto che appaia come novità quello che stai dicendo stasera era roba un po' più preoccupante. Una ventina di anni fa mi avevano spedito alla Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, c'erano ancora i CD-ROM, no? Allora, sì. E si doveva fare questo concorso, siccome prima parlavi di concorso, no? Questo concorso in cui si valutava in prima istanza, no? C'erano delle cose da valutare in prima istanza e poi ci sarebbe stata una seconda fase della giuria concorsuale. Io mi ero trovato lì nel mezzo per caso e mi chiedevo anch'io che cosa stesse giudicando, perché in realtà c'erano delle buste con dentro ci dirò che però non si dovevano guardare, ma bisognava guardare il progetto e i contenuti che erano stati sviluppati, perché il valore era quello, come fosse stato, si dirò, veniva in secondo piano, quindi venivano escluse un sacco di cose di cui non sapevamo niente assolutamente e non avremmo mai saputo niente nella vita, e che magari avrebbero nascosto bellezza di fronte a un'esposizione di contenuti che poteva essere, come quella del tuo alunno, più bella, meno bella, ma migliorabile. E comunque il senso di tutto questo dove stava? Stava proprio davvero ancora in una scuola basata sui contenuti. E mi accorgo in tante cose che siamo tornati indietro di migliaia di anni. La cosa bellissima è questa, no? Stasera tu hai proposto il Kalowskaja Gazos da buon classicista, insomma, poi alla fine. E direi che davvero sono tanti gli spunti che hai dato, tant'è che hai fatto venire la reminiscenza di queste cose così lontane, e un po' di nostalgia, ma come si dice, meglio oggi. Davvero meglio oggi. Grazie davvero Alberto per gli spunti. No, grazie a te, figurati, anche per questo ricordo importante. Bisogna non aver paura di andare controcorrente e riprendere dei sani valori, perché è questo poi alla fine. Bene, allora se qualcun altro vuole esprimersi, altrimenti possiamo. Abbiamo fatto 2 ore, 3 minuti e 47 secondi di webinar, però alla fine. La discoteca qua, attenzione, perché poi non so se vi fanno entrare, perché sarà già piena, eh? Poi dovete fare la coda. Va bene, allora ci vediamo nelle prossime occasioni. Ok. Grazie come sempre. Okay. Grazie. Ciao grazie a tutti. Mille. Grazie a voi. Grazie, ciao, stato ciao. Molto interessante. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Alberto, ciao. Ciao.